Ciao ragazzi, in questo nuovo episodio dedicato come al solito alla fotografia di ritratto, come ovviamente avrei intuito sia dal titolo che dalla intro con la modella Angela che andiamo a salutare e che rivedremo molto presto i nuovi progetti fotografici. Oggi, come avrei intuito, proprio vediamo questo illuminatore decisamente molto interessante. Quindi se sei uno di quelli che ha deciso di aprire questo video, perché lo dico, perché quando trattiamo questo genere di illuminatori a luce continua non siete molto interessati, questo ovviamente l'ho dedotto proprio dalle visualizzazioni, però se hai proprio deciso di aprire questo video, spendi ancora 5 minuti del tuo tempo prezioso, perché questo prodotto è decisamente interessante e, cosa molto importante, è un prodotto professionale a un prezzo decisamente molto economico. Ok ragazzi, questo tengo a sottolinearlo. Non è un video sponsorizzato da questa azienda, è un video che ho deciso di portare personalmente. Sto utilizzando questo prodotto da diverso tempo, 2 mesi, lo utilizzo moltissimo, quindi non è una recensione affrettata. E la cosa importante è che non è il classico illuminatore da 60 watt che ormai hai imparato a conoscere in tutti i canali di YouTube, ma bensì abbiamo lo stesso peso, perché abbiamo sempre un peso decisamente interessante, quindi meno di 700 grammi, quindi molto portatile proprio per le tue uscite fotografiche e specialmente consigliato anche i videomaker. Ma abbiamo anche 100 watt e 100 watt è sinonimo di potenza in più, perché avremo molti più lux. Ok ragazzi, quindi seguimi con attenzione. 2 paroline al volo proprio su questa azienda, che tra l'altro non è nata l'altro ieri, come avrai ovviamente notato ultimamente. Aziende che producono proprio illuminatori a LED nascono come i funghi. La Yongnuo esiste da diverso tempo, molti anni. Io sono sempre stato utilizzatore di flash di questa azienda, poi ho preso proprio illuminatori economici sempre della Yongnuo e utilizzo anche obiettivi fotografici, quindi un'azienda di tutto rispetto che mi ha fatto sempre risparmiare. Il contenuto della confezione te lo faccio vedere giustamente, perché magari sarai anche interessato a sapere cosa avrà in dotazione. Allora, innanzitutto tutto quello che ti faccio vedere è all'interno proprio di una comodissima 48 ore, quindi non il classico borsone, in ABS, non in plastica, quindi l'ABS è più resistente, è più leggero. All'interno abbiamo anche una imbottitura, quindi viaggiamo anche più sicuri, si chiude con una cerniera e abbiamo anche un lucchettino. Ed è una cosa sempre gradita trovare una borsa, anche perché ci sono aziende più blasonate che ci fanno pagare illuminatori molto di più rispetto alla Yongnuo, non ci danno neppure un borsone per trasportare il nostro illuminatore. E questo va sempre detto, ok ragazzi? Ricordo che ha sempre un prezzo decisamente interessante. Per quanto riguarda i prezzi, cercherò di mettervi il link in descrizione, perché non sono attualmente è riuscito a trovare qualcosa in Italia su Amazon. Io qui lo trovo in Romania a 140 euro, 150. Se lo acquistate su AliExpress lo trovate anche a 120 euro, però dovete vedere il venditore. Ci sono venditori che hanno magazzini in Europa, si spedisce dalla Cina, quindi molto probabilmente avrete un dazio doganale, dopo valutate voi. Comunque, se vi può servire un aiuto, magari contattatemi o su Instagram o scrivetemi qui sotto. Detto questo, allora,
troviamo ovviamente il riflettore, non poteva mancare, e per fortuna, lo dico per il sottoscritto, utilizza il Bowens mount. Alla fine so che ci sono anche mount con un diametro più piccolo, però questo rimane sempre quello più utilizzato. Cosa molto importante, il bracket, quello dove vanno anche installate le batterie, quindi presta attenzione a quello che ti dico, perché al momento dell'acquisto devi essere sicuro di quello che fai. Allora, innanzitutto questo bracket è in plastica, plastica riciclata, nulla di male, anzi brava Yongnuo, anche altre aziende lo fanno come la Godox, la Nanlite, quindi nulla di strano, anche se poi fosse in metallo ti dà la sensazione di robustezza di più, però peserebbe di più. Questo va abbastanza bene, ha un'impugnatura buona, quindi ottimo grip, giusto per quando proprio hai la fortuna di avere un assistente che lo può reggere. Comunque lo puoi mettere anche sullo stativo dal momento che ha un foro qui, ok ragazzi? E come ti dicevo, devi scegliere il bracket, quello che può installare le batterie che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere, NPF, quelle della Sony, oppure può inserire le batterie, quelle che secondo me ti consiglio di più, le V-mount, anche perché hai decisamente più autonomia, quindi sessioni fotografiche o video prolungate. Però te ne parlerò più avanti, quindi segui questo video fino alla fine. Per quanto riguarda invece il telaio di questo Lux, è in plastica, anch'esso in plastica riciclata, dà la sensazione di plastica economica cheap, però tutto sommato dobbiamo anche saper chiudere un occhio, perché non è che stiamo pagando questo illuminatore 300-400 euro, stiamo pagando al di sotto dei 200 euro, ok? E questo devi sempre prenderlo in considerazione, e dai un ottimo prodotto. Però all'interno ti garantisco è tutto in alluminio, ferro, c'è un dissipatore, c'è una ventola che serve per raffreddare il LED da 100 watt, LED di ultima tecnologia, COB. I COB ovviamente rispetto alla vecchia tecnologia scaldano meno, qui avrai delle temperature più basse, non supererai mai i 60 gradi, anche quando lo utilizzi alla massima potenza. Io ho fatto delle prove proprio con lo strumento e non avrai problemi. Tra l'altro, a differenza proprio delle altre aziende, nel display hai proprio l'icona della temperatura attuale che sta raggiungendo il Lux 100, e questa è una bella cosa. Altra cosa molto importante per quanto riguarda proprio il raffreddamento, abbiamo una ventola, rumore dichiarato 25 decibel, quindi siamo decisamente a valori molto buoni. Praticamente se devi registrare dei video proprio con del parlato, come in questo caso, tenendolo ovviamente a una distanza di 1,5 metri, non si sentirà. Facciamo una prova ovviamente live, dal momento che ce l'abbiamo qui. In questo momento è già partita la ventola, il microfono lo stai vedendo qui, e se lo tengo a una distanza di circa 1 metro praticamente non si sentirà. Ovviamente se io lo avvicino proprio al microfono il ronzio lo senti, giusto per farti capire proprio il rumore che produce questa ventola. Vediamo adesso una cosa che ovviamente devi essere a conoscenza se vuoi acquistare questo illuminatore Lux 100. Comunque ti invito sempre a passare anche prima proprio sul sito ufficiale della Yongnuo e ti guardi la scheda tecnica. Comunque adesso ti spiego questa cosa che è decisamente interessante, specialmente per chi vuole utilizzare questi illuminatori al di fuori della propria abitazione, specialmente quando vuoi utilizzarli a batteria. Quindi presta attenzione. Allora, innanzitutto, piccola parentesi, ma voglio fare un video dedicato perché voglio che sia ben chiaro per quanto riguarda la potenza. La prima cosa che andiamo a vedere ovviamente sono sempre i watt, però dovete guardare altre cose. I watt sono l'assorbimento che ha alla potenza massima. Guardate, i lux e i lumen sono molto importanti. In questo caso, con 100 watt, un singolo watt ha esattamente 133 lumen, che sono tanti. Guardate anche i lux e queste belle cose qua, ok ragazzi? Non guardate solo i watt. E questo lo dico anche perché ci sono alle volte dei illuminatori da 60 watt, quindi che consumano meno, che hanno la stessa potenza di illuminatori da 100-120 watt. Fatta questa piccola parentesi, parliamo anche del design, una cosa che ovviamente va a gusti. Questa forma di cubo è un po' una novità, misura 12x12, una profondità di 12,5. Tutto sommato mi piace,
vediamo la potenza, quindi seguimi con attenzione questo minuto che adesso ti andrò a spiegare bene e è decisamente molto importante. Allora, innanzitutto abbiamo detto mille volte che abbiamo 100 watt massimo di assorbimento, abbiamo tantissimi lux, eccetera, eccetera, eccetera. E per avere questa potenza dobbiamo utilizzare prima l'alimentatore di rete che abbiamo in dotazione da 95 watt, ok? Quindi possiamo utilizzarlo al massimo. Come ti dicevo prima, qui abbiamo un selettore. Questo selettore ci permette di fare anche economia, perché alle volte può essere utile, specialmente al giorno d'oggi, dal momento che il costo dell'energia è aumentato, quindi abbiamo standard mode e modalità migliorata. Quindi quando colleghiamo l'alimentatore di rete, in modalità standard mode diventa un normalissimo, tra virgolette, illuminatore da 60 watt. Se vogliamo i 100 watt dobbiamo mettere la modalità migliorata, ok? Quindi alle volte non serve, ci serve la potenza massima, e quindi questa è una bella cosa, ok ragazzi? Però la musica, tra virgolette, cambia quando utilizziamo le batterie. Quindi se hai deciso di acquistare i bracket con le batterie NPF, puoi anche metterci quelle da 6500 mAh e la cosa, ti garantisco, non cambia. In questo caso, in modalità normale, avrai un assorbimento massimo di 30 watt, ok? E questo è decisamente buono se vogliamo che le batterie durino tantissimo. Ovviamente la potenza, per quanto riguarda proprio i lumen, è ridotta, ok ragazzi? Se vuoi aumentarla, anche qui c'è ovviamente la possibilità di mettere in modalità migliorata e avremo i 60 watt, ok? Praticamente diventa come un classico illuminatore che magari dirai costa anche meno da 60 watt. E questa è una cosa che ci ho pensato, però tutto sommato è un vantaggio e te lo vado anche a spiegare, anche perché personalmente ti consiglio, te lo dico chiaro e tondo, di prendere in considerazione, specialmente se lo vuoi utilizzare all'aperto e per sessioni decisamente lunghe, le batterie V-mount. Eccole qua, questa è decisamente molto capiente e questa ti permette però di far funzionare, lavorare con il Lux 100 alla massima potenza anche con delle batterie, e questo è decisamente importante, ok? Quindi prima di salutarti e darti appuntamento alla prossima settimana, ovviamente ti ricordo che anche questo Yongnuo Lux 100 puoi controllarlo con l'applicazione Bluetooth, la scarichi dal market dell'Apple o da Android Store, funziona bene, te l'avevo già spiegata proprio in un video l'anno scorso quando ti parlavo dell'altro illuminatore, sempre della Yongnuo, più potente di questo. È fatta bene, però è ancora in inglese cinese, ovviamente scordati l'italiano, però è molto intuitiva. Praticamente ti permette di cambiare la potenza con uno slider, cambiare la temperatura colore, e ovviamente anche questo Lux 100 ha i vari effetti per chi vuole utilizzarlo sui video, ha 12 effetti che puoi velocemente modificarli proprio con l'applicazione, ok? La potenza, l'intermittenza, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose ovviamente possiamo farle anche direttamente dal menu, dai tasti che troviamo nel Lux 100, ok ragazzi? Personalmente io l'applicazione non la uso tantissimo, però può servire magari quando è sullo stativo decisamente alto, ovviamente sei quasi obbligato a utilizzare l'applicazione. C'è anche un telecomando che puoi acquistare separatamente, wifi. Valori cromatici, qui abbiamo un CRI al 95+, che sono valori di tutto rispetto in base poi a quello che andiamo a pagare. Ricordo questo illuminatore, so che ci sono valori cromatici del bianco attualmente più alti, però il 95 è più che sufficiente per la stragrande maggioranza di tutti noi, ok ragazzi? Altra cosa molto importante, in Lux non dimentichiamo di menzionarli, oltre 12.000, e non sono pochi. E ovviamente non posso dimenticare di dire che è bicolor, e in questo caso nel video che ti ho portato oggi è molto importante. Innanzitutto la temperatura va da 3.200 a 5.600. La lampadina che era nel lampadario, eccola qui, l'ho smontata, ovviamente ho guardato la temperatura riportata, è proprio di 3200, quindi l'ho messa proprio al minimo qui, quindi la temperatura più calda, e praticamente avevo la stessa luce. È un prodotto che
Ti consiglio? Certamente sì, dopo valuto in te. Se hai bisogno di potenza e di una luce che non occupa tanto spazio, ecco, questa luce fa per te. Io personalmente la sto usando molto in questi 2 mesi, non lo so perché, la prendo sempre su. E ti dico anche sinceramente, non utilizzo sempre queste batterie, utilizzo proprio le NPF, anche se poi, come ti ho detto, è castrato a 60 watt. Questo non è un male. Comunque, se hai domande, ti aspetto qui sotto nei commenti, ovviamente. E come hai visto, se sei anche un videomaker, ti aiuterà tantissimo per illuminare i tuoi video. Ovviamente devi sempre applicarci un modificatore in base alla luce che vuoi creare. Bene ragazzi, non voglio prolungarmi troppo questo video, se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, io ti do appuntamento al prossimo video sul mio canale. Se ti va, lascia un like, è sempre apprezzato, e alla prossima, ciao!